Ciao amiche e amici della vostra Gatta Luna, eccomi qui con il racconto, se volete, dei libri letti nel mese di giugno. Iniziamo con il primo che ho letto in ordine cronologico, che è questo qui, di, spero ventafuoco, di Roberto Calia. Psico Ikea, vademecum per smontarsi la testa e diventare maiuscolo persona. Ma insomma, questo libro ha una particolarità per quanto mi riguarda, ne ha diverse, insomma, è secondo me un libro formidabile. Chiariamo subito, ecco. Si può acquistare tranquillamente su Amazon, costa una ventina di euro. Io dico sempre il numero delle pagine perché a qualcuno può interessare. Sono 300 pagine giuste giuste, 301, 302, robe del genere. E l'edizione è a cura dell'autore. Questa è la copertina con un uomo la cui testolona è composta di puzzle. Di pezzi di puzzle. Come sempre guardo i miei appunti. Le mie non sono recensioni, ma sono il racconto delle mie letture. Cioè, io leggo un libro, mi prendo degli appunti e poi generalmente alla fine del mese oppure quando c'ho voglia. Dunque, dato che comunque il mio video è un video. Sul mio video, ma cosa dico? Il mio canale YouTube è un canale fondamentalmente frivolo. So che mi chiederete che rossetto hai su. Si tratta di questo qui che è Rosemary di MAC, è uno di quelli un po' particolari, così cosiddetti slim, tagliati per così, è un rosso scuro per la sera, adattissimo alla sera. Bene. Quindi torniamo alle cose serie e a questo libro. La prima particolarità, ripeto, per me di questo libro è che io conosco l'autore. È stato il mio capo, il mio direttore nella mia attività lavorativa per qualche anno e poi comunque il capo del mio settore. Il tutto, se la memoria non mi inganna, dal 2010 al 2015 in quel di Monza. Quindi furono 5 anni intensi, anni di progetti, anni di innovazioni. Roberto Calia è un psicologo, psicoterapeuta, ma lui si presenta benissimo già qui nella quarta di copertina. È una personalità vulcanica, molto coinvolgente e sa leggere come pochi nel cuore degli uomini. E lui aggiungerebbe ironico e anche delle donne. Ecco, questo libro formidabile e documentatissimo, eppure di piacevole lettura, ci spiega come stanno le cose con un linguaggio comprensibile ai più. Innanzitutto il titolo. A me il titolo mi ha spiazzato perché io l'avevo inteso in senso negativo, vedi, dottor Calia, vede? Subito mi rivelo, rivelo la mia psiche. Il titolo l'avevo inteso in senso negativo, cioè Psico Ikea, ovvero la nostra, cioè la psicologia nel mondo di oggi sta diventando sempre di più massificata, cioè un po' come l'Ikea, no? Che produce mobili graziosi, funzionali, di prezzo accessibile. Vai più, ma comunque massificato, sono tutti uguali. Tutti in casa abbiamo almeno una lampada di Ikea, probabilmente in questa stanza ci sono delle cose dell'Ikea, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi pensavo in questo senso, invece no, e già qui ci spiazza. Perché sostanzialmente non è in questo senso di dispregiativo, ma quindi, come dire, quindi non è l'appiattimento che già appiattisce l'arredamento delle nostre case, quindi offrendo appunto questi mobili, come dicevamo. Invece no, Psico Ikea è quello che l'autore ci propone di scegliere.
di praticare per aiutarci a smontare la nostra mente affinché da individuo noi si possa essere rimontati con le giuste istruzioni, con un libretto di istruzioni, essere rimontati come persona. La persona rispetto all'individuo, individuo imprigionato nel narcisismo, nelle sue paure, mentre invece la persona è un essere consapevole, perché volevo dire consapevolezza, ha consapevolezza. È un essere libero che può arrivare a stare bene. Il nostro autore cita più di una volta la frase «Oggi sto da Dio», cioè, cosa vuol dire questa cosa? Cioè in armonia con noi stessi e con il mondo. Forse non è Dio armonia perfetta? Questo libro contiene le istruzioni. Attenzione! Se il nostro malessere incide profondamente nella nostra vita, leggo sempre i miei appunti, forse abbiamo bisogno di un aiuto, di un buon professionista e quindi rivolgiamoci, cerchiamo. Potrebbe non andar bene al primo tentativo, ma non stanchiamoci di cercare il terapeuta, la terapeuta giusti per noi. Questo libro può invece, secondo me, aiutare molte persone perché, innanzitutto perché è in forma di vademecum, no? Il sottotitolo dice vademecum, quindi in pratica è un libro, un volume da tenere sulla propria scrivania dopo averlo letto. Io l'ho letto tutto filato, ma ti viene voglia poi di tornare indietro, di leggere degli altri brani, tornare su altri punti, no? Ed è questo proprio lo scopo di un vademecum. Quindi da leggere e rileggere al bisogno. Vi ricordate Vittorio Lingiardi, il libro Diagnosi e Destino, no? Ecco, quindi un libro da tenere lì per leggere e rileggere. L'autore ci dice prendersi carico del proprio fardello e trovare il coraggio per affrontare ogni ostacolo e ogni paura, questo è quello che fa la persona. Il libro procede, parlando dei diversi pezzi, procede proprio per pezzi, per argomenti, i pezzi su cui dobbiamo lavorare, cioè i mattoncini dell'ego, che però saranno diversi poi per ognuno di voi, di noi, pardon, lapsus. Perché per diventare persona, che è una unione armonica di corpo, mente, anima e spirito. Cosa bisogna fare per diventare persona? Innanzitutto io provo a dirvi alcuni punti e salterò sicuramente qualcosa, anzi tante cose. Non è un libro facile da raccontare, no? Lo dovete proprio leggere. Innanzitutto bisogna guardare dentro di sé e fare pulizia, costruendo praticamente un dialogo interiore con noi stessi. Questo però è possibile, tornando al punto precedente, se non si sta troppo male, no? Se no invece bisogna essere accompagnati, guidati in un rapporto che sarà all'inizio molto sfalsato, no? Tra up e down, ma che poi procederà per tappe successive, magari anche con anni di lavoro, ad un rapporto più tendente al paritario, all'essere paritario. La raccomandazione, una delle raccomandazioni dell'autore è non essere terapeuta degli altri, cioè non dire, che è una brutta abitudine che abbiamo nel nostro mondo, no? Cioè di dire agli altri cosa dovrebbero fare, oppure diciamo ah, quello lì è proprio matto, quello lì è proprio un depresso, no? Si usa nella vulgata. Cominciamo a guardare noi, quindi sii terapeuta di te stesso, lottare quindi per qualcosa, non lottare mai contro qualcuno.
La consapevolezza quindi è, se volessimo proprio estremamente sintetizzare, o comunque la consapevolezza parte per essere, diciamo, raggiunta dalla conoscenza di sé. È bellissimo, secondo me, nell'ultimo di copertina, la citazione di Totò. Molta gente si monta la testa, ma se la monta male senza leggere le istruzioni. Folgorante. Folgorante come spesso Totò. E quindi, naturalmente il dialogo deve essere con noi stessi, con chi siamo veramente, non con il personaggio sociale che interpretiamo. Tutti ce ne andiamo in giro un po' con una maschera, no? Guardatemi qua, tanto per dire. Quindi ricordiamoci che, ecco, è bello perché per ogni poi mattoncino e capitolo o sottocapitolo, paragrafo, non so come li vogliamo definire. Ci sono delle citazioni. L'autore chiarisce, secondo me opportunamente, che la provenienza di questi, degli autori di queste frasi sono le più diverse. Andiamo dal personaggio protagonista della musica rock fino al filosofo, al grande scienziato, persone credenti di grande spiritualità, persone ate. Ecco, l'autore chiarisce che le sue citazioni, diciamo le citazioni, lui le fa perché quel pensiero di quella persona, di quel personaggio, anzi per meglio dire, è funzionale al suo discorso, mentre invece ciò non va a significare che lui apprezzi in toto quello che ha fatto o detto nella sua vita, quella persona, quel filosofo, quel che sia. Sono delle citazioni, ripeto, spesso folgoranti. Utilizza per chiarire, ma proprio con questa specifica. Poi in un capitolo, ma poi su cui poi lui torna più volte, è l'intento di spazzare via, nel senso, no, spazzare via, ma nel senso proprio far pulizia rispetto al discorso della paura della morte. Perché l'autore dice qualcosa che esisteva prima di noi, esisterà anche dopo la morte, quindi forse non è la fine di tutto, ma non tanto in una prospettiva necessariamente religiosa, perché lui dice io mi rivolgo anche ai non credenti. Quindi la mente, perché uno potrebbe anche chiedersi ma cos'è la mente, cos'è lo spirito, il corpo? Intanto corpo e mente sono uniti, ecco, questo lo dovrebbe sempre ricordare. La medicina, per esempio, in primis, no? Perché quando si cura il corpo o addirittura un pezzo del corpo, no? Con l'altissima specializzazione a cui è arrivata la medicina, e quindi ancora rileggiamoci Lingiardi, che ha molto da dire su queste cose, pur essendo lui sia medico che medico psichiatra che psicoterapeuta, eccetera. La mente si esprime attraverso la psiche, lo spirito invece si esprime attraverso l'anima. Quindi lui dice, chi cura dovrebbe essere stato malato. E quindi appunto ripeto qui, questo vale poi molto per le professioni mediche. Un altro tema, caro autore, su cui lui torna molte volte, no? Lui dice, per essere felici bisogna aver provato il dolore. Ma cos'è la felicità e cos'è il dolore? Sono collocate ancora una volta su un continuum, ad un estremo c'è la felicità massima, ad un altro estremo c'è il dolore massimo. Naturalmente per dolore e per felicità si intende una felicità, o non solo, insomma, ma anche una felicità. Un dolore mentale, diciamo, non necessariamente un dolore fisico, ma anche nessuno sta mai sull'estremo felicità o nessuno sta mai sull'estremo del dolore. Siamo collocati su un punto di questa immaginaria riga. Sarà inevitabile quando leggerete questo libro, perché io mi auguro che voi lo leggiate, sarà inevitabile in alcuni punti dire: oh, ma sta parlando di me?
Ma sto parlando di me. A me è capitato in più di un passaggio e vi dico anche quali, perché per voi non ho segreti. Lui ci parla perché della paura di essere felici, quindi parla del coraggio e della paura. Il coraggio non è, come noi come sappiamo, no? È un pensiero ormai si sta facendo strada da tanto tempo. Che il coraggio non è assenza di paura, ma capacità di affrontarla, no? Si è chiesto a persone che hanno rischiato la vita o che hanno anche pagato caro il proprio coraggio, no? Chi ha lottato contro le mafie o militari che hanno combattuto delle guerre, pensiamo a Falcone o Borsellino immediatamente, e quando gli è stato chiesto se avevano paura. Certo che ce l'avevano, ma il coraggio è proprio affrontarle, le paure. Ma esiste anche la paura di essere felici ed ecco che mi sono sentita chiamata in causa, ho detto, e boh, sono io. La paura di essere felici è basato su due cose, ci dice l'autore. Perché pensi di non meritarlo. Tutta questa cosa bella, bellissima che mi sta succedendo. A me, ma proprio, proprio a me, ma siete sicuri? Non è per qualcun altro, più importante di me, più bravo di me, più intelligente. E l'altro elemento è durerà? Succederà qualcosa. Succede qualcosa e questa meravigliosa cosa finisce. L'altro tema a cui l'autore dedica molto spazio è il discorso dell'amore. Sì, proprio anche l'amore, l'amore di coppia, l'amore nella sua sfera sentimentale, sessuale, e quindi anche ci parla dell'innamoramento. Mi raccomando, quei passaggi sono veramente bellissimi. E per esempio, secondo me c'è una delle molte definizioni che lui dà dell'amore, dell'innamoramento, e dice: se un evento è vissuto sincronicamente da due persone, è un momento in cui bisogna fare solo una cosa, dire grazie. Dire grazie perché è un evento rarissimo e meraviglioso. Ampio spazio quindi al tema dell'incontro e troverete un racconto dell'amore che vi sorprenderà anche per la sua straordinaria semplicità. L'amore è semplice. E quindi di conseguenza ci parlerà dell'abbandono, che naturalmente non vale solo per l'amore, ma sul lasciare andare. E quindi è qui che mi sono sentita chiamata in causa. La paura del cambiamento. Io sono una persona che ha una fifa blu di cambiare, io lascerei tutto com'è. Anche qualcosa che eventualmente non va bene o non mi soddisfa, io non la cambierei, non la cambierei perché ho paura che lasciare la via vecchia per la nuova mi porti a star male, mi porti a soffrire. E quindi mi succede questa cosa qua, no? Allora qual è invece il contraltare alla paura del cambiamento? Prima di tutto, come dice il vecchio adagio, si chiude una porta, si apre un portone. Che non è detto che poi succeda, però potrebbe succedere. E dall'altra invece guardare anche le gioie delle piccole cose, non guardare adesso soltanto scusate, il cambiamento, ma guarda anche altri aspetti che ti stanno attorno, che ti riguardano. Non focalizzarti solo su una cosa. Altra tematica è quella del controllo. Tipico appunto delle personalità con dei tratti ossessivi, per esempio perfezionisti, tipico per esempio di persone anche molto brave sul loro lavoro. Può essere il perfezionismo e il controllo, che tutto vada bene, che tutto sia fatto il meglio possibile. Questo sta assieme col separarsi, secondo me, lasciare andare, no? Rispetto per esempio ai conflitti,
oppure ai sensi di colpa. Cioè, non è che lui ci dica, ah, uno ti offende, lascia correre, ma magari anche in molti casi, no? Però diciamo, proprio per fare una pulizia interiore, guardando dentro noi stessi, noi troveremo anche un po' di spazzatura, vecchi rancori, cose mai sopite, no? E quindi liberiamocene. Se per esempio una persona vuole andare, separarsi da noi, lasciamola andare. Dopo proveremo una straordinaria sensazione di libertà. Questo concetto va a braccetto col concetto di dipendenza. Non dobbiamo mai dipendere o far dipendere la nostra vita da un'altra persona. Le relazioni umane non è detto che siano eterne e quindi perdiamo questa persona, perdiamo tutto. No, non deve essere così, non deve. Per il nostro bene. L'ossessione di controllare tutto, e qui non tanto mi sono come dire, ritrovata io, perché sì, io soffro un po', va molto meglio, ma ho sofferto, diciamo, di insonnia, ma con una tematica diversa, non tanto derivante dall'ossessione, ma da una tematica di dolore cronico. Insomma, un'altra questione di cui vi ho parlato in alcuni video. Ma le personalità molto controllanti, no? Non vogliono dormire. C'è un passaggio, secondo me, spero, sa se sì, l'ho scritto a pagina 107. Secondo me è illuminante, questo lo dedico a chi soffre di insonnia. La tendenza a controllare maniacalmente la realtà è un meccanismo di difesa che serve illusoriamente a proteggerci dalla convinzione opposta sottostante di non riuscire a farcela, di essere fragili e di non riuscire a mantenere i nostri impegni. Come una cattiva abitudine è un automatismo inconscio che paradossalmente sfugge alla nostra coscienza e al nostro controllo. I disturbi del sonno sono uno strascico notturno di questa modalità caratteriale. Ed ecco la citazione da Marguerite Jursenaire. Jursenaire, scusate. Che cos'è l'insonnia se non la maniaca ostinazione della nostra mente a fabbricare pensieri, ragionamenti, sillogismi e definizioni tutte sue e il suo rifiuto di abdicare di fronte alla divina incoscienza degli occhi chiusi, scusate, rifiuto di abdicare di fronte alla divina incoscienza degli occhi chiusi o alla saggia follia dei sogni. Quindi abbandonarsi alla all'inconscio, alla mancanza di coscienza, lì non possiamo controllare niente, ci dobbiamo solo abbandonare. E spesso questo anche per i medici che lavorano sull'insonnia, che fanno un egregio lavoro, perché ci sono degli aspetti dove sono di aiuto i farmaci, eccetera, eccetera, eccetera. Sono passati 20 minuti, sintetizziamo. Ok, quindi la seduzione, che può avere una connotazione negativa o manipolatoria, ma può avere anche una connotazione positiva, per esempio il leader, la persona capace, brava, quella che coinvolge, che trascina, deve essere seducente, no? Ma non per manipolare. Ok, questo l'ho trovato veramente carino sul discorso dell'identità. Se due persone si incontrano, in realtà sono in sei, per cui ognuno di noi è io come mi vedo, io come gli altri mi vedono e io come sono nella realtà, sono l'identità della persona, no? Per essere se stesso, cioè come sono io in realtà, devi liberarti di come gli altri ti vedono. E anche rischiando di non essere nessuno. Va bene, poi narcisismo su cui si potrebbe scrivere romanzi, dietro appunto la tua coda di pavone, ricordati che c'è un normale C di pollo. Pretende di essere amato, se noi invece ci liberiamo da questa cosa, proveremo un senso di libertà meraviglioso. Dobbiamo sapere ridere di se stessi, di noi stessi, perché se lo facciamo ci divertiamo veramente. Io ho un piccolo episodio che riguarda proprio l'autore.
che mi perdonerà se le cito un ricordo personale, scherzoso, che era il seguente: il narcisista quando si sveglia si guarda allo specchio e dice: "Ma io adesso esco e spacco il mondo". Poi torna a casa la sera, si guarda e dice: "Ma chi ti credi di essere? Vatta cucca". Aveva una, aveva, ah, sì, aveva, perché non c'è più, una nonna napoletana. Vabbè. Ok, dobbiamo essere e non apparire, meglio essere odiati per ciò che siamo che essere amati per quello, per la maschera che portiamo. Citazione di Jim Morrison. E poi piccole citazioni le devo fare, sono troppo belle. Pagina 158, vai veloce Paola. Vai veloce Paola. Se un uovo viene rotto da una forza esterna, la vita finisce. Se viene rotto da una forza interna, la vita inizia. Le grandi cose che iniziano sempre da dentro. Bellissimo. Poi abbiamo a pagina 177 il concetto della vita come servizio. 177, ce la possiamo fare. Dormivo e sognavo che la vita era gioia. Mi svegliai e vidi che la vita era servizio. Volli servire e vidi che il servizio era gioia. Questo è Tagore. Ok, e poi abbiamo, tra l'altro finisce con dei capitoli riassuntivi interessantissimi, fatti molto bene. E poi abbiamo i passi da fare, 253-254, quindi andiamo proprio verso la fine del libro. Mamma, questo è un po'. Comunque troverete la descrizione, non ve la leggo troppo lunga, dei 7 gradini simbolici da percorrere per il proprio sviluppo personale. Citazione di Nietzsche: quanto manca la vetta? Tu sali e non pensarci. Lo sapevo che Nietzsche fosse di spiritoso. E quindi a pagina 293, vado sempre più veloce, saltiamo un po' di cose, l'insight anche qui è interessantissimo. 293, in questa epoca così decadente però può però sempre sorgere il dubbio legittimo espresso da Mafalda, ma non sarà che a questo mondo ci sono sempre più individui e sempre meno persone? Basta, folgorante. Quindi io sono me e nessuno può dirmi ciò che sono e come devo essere. Folgorante, bellissimo, leggetelo. Grazie al dottor Calia per averci regalato queste perle di saggezza. Il suo libro Psico Ikea, a me è piaciuto tantissimo. Quindi, ovviamente, io ve lo consiglio. Poi voi fate come vi pare. Un bacione, e passeremo adesso, tra un attimo, al secondo libro del mese di giugno.